E allora sbelli, bentornati del Pascix. Oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video. E oggi siamo qui tornati per la primissima volta. Finalmente ci siamo riusciti. Ho registrato un video ai kart. Quest'intro la sto facendo post gara, perché non ero sicuro che avesse registrato. Stavolta ho controllato ed effettivamente ha registrato. Quindi godetevi il video. Perfetto. Bella raga, vai, ci sento, stai. Allora, pronti? Caschi allacciati? Mm-hmm. Marola chi è? Io. È lui. Ok. Cocci. Ecco. Un po' dopo, al secondo, a destra. E il Pascix? Io. Non c'è bisogno adesso di fare a gara. Ora conta solo per 5 minuti il giro più veloce. Quindi se davanti avete una persona più lenta, dategli semmai spazio e sacrificate un giro. Per quando finite le qualifiche vi fermate qui da me e vi metto in griglia. Ok? Chiaro? Pronti? Il più lento sono io. No, sono io più lento. Ma chi è? Tumi! Tumi è curva 1, Si parte, cominciano le qualifiche. Ci hanno appena detto di dare un po' di spazio agli altri, diciamo che li passo subito, via. Col BMW e esce fuori un sorpasso un po' rischioso perché poteva chiudermi la traiettoria in faccia. Invece sono un po' alle prese con il Tummy, che non è proprio l'avversario più facile da superare, ecco. Ma che ci posso? Eccolo qui, 28.168, un grandissimo tempo che mi varrà la pole position. Hanno fatto i bordelli. A posto? Dove? Invece mi ero già stancato di andare lento, quindi provo un giro veloce alla fine. Fine delle qualifiche, è il momento di schierarsi in griglia. Vai primo, sinistra in griglia. Pole position. Oh Rick, in dove vai? Stai indietro. Vai, vai a posto. Oh, ci siamo! 5! Allo spegnimento motore all'inizio di questo gran premio. E comincia qui la nostra gara. Buono! E ora si fa il vento, ragazzi! Faccia partenza, Riccardo Brianti! Secondi e 7 millesimi, ecco qui il giro veloce della settimana. Ma
brutto. Comincia il giro 5 e ho il Bentley davanti. Ma guardate cosa fa ora. Siamo al giro 7 e ho ancora pista libera. Comincia il giro 8 e finalmente in lontananza inizio a rivedere qualcuno. Eh sì, ho girato in fotocopia al giro precedente. Speravo di essere andato un po' più forte. Dai, li rivedo, adesso un po' più facile posso fare. Vabbè. Eccoli, finalmente l'ho raggiunti. Cosimo e Riccardo, entrambi davanti a me. Attenzione, Riccardo esce male da curva 1, quindi io e il Tesi ne approfittiamo. Provo sul Tesi la stessa manovra che ho provato col Beve, ma vengo quasi messo al muro da Riccardo che, non lo so, ci ha provato. Eccolo finalmente, ho il Tesi davanti, che sarà l'avversario più difficile da superare oggi. Guardate un po' come guida. Provo in curva 1, ma ha delle traiettorie impossibili, quindi non lo riesco a passare. No, non riesco a superare! Non so fare! Sì, ma non puoi andare incontro sterzo a ogni singola curva. Diventa guida pericolosa! Comincia finalmente l'ultimo giro. E ora che ho di nuovo strada libera, riprovo un altro giro veloce. Non è questo il giro veloce, ti fa il prossimo. E andiamo, un grand slam. Pole position, leader di ogni singolo giro e giro veloce, una prestazione memorabile. E dopo un giro di cooldown rientriamo tutti ai box. Oh, il Riccardino ma ti fa dietro, ma è entrato. Certo, sono entrato. Così si guida. Ma poi ti sono ripassato. Ma sì, ma rallenta il card. Ho ripassato, piccola suora. Guarda, America, sì, c'è una cosa vergognosa. No, lui non andava. Il Tumminaro c'aveva lo slow motion. No, io credo di aver finito le gomme di sto car. Nel senso, che dici che hai da dire? Da dire che è stato molto emozionante. A posto. Dio, a Siena era morto. Addio signor Tummi. Addio. È stato un piacere. È stato un piacere. Benven. Un bel saluto. Perfetto, benven. Quando ricevi questi messaggi dalle donne? Contro la fisica. Dai, fra spacca. Bro, l'ho già applicato a mio volere. Non c'è trucco, non c'è inganno. Raga, ricordate, dopo... Anzi, ricordo prima, bevete soltanto acqua. Bevete prima di guidare. Troppo fatto. Faccio. Come è andata questa... È andata di lusso, fra. Tanta roba. Gli abbiamo rifatto le fiancane, abbastanza che ho solo le fiancate che già mi sei entrato nel culo più e più volte. Mi sa che il culo le gomme. Ah, io le gomme e anche lo sarto, io le gomme gliele hai distrutte. Sì. Arrivava a staccare, frenava e entrava. Ma a L! Cioè non faceva una cazzo di. Adesso ci rivediamo il video sulla GoPro. Vale. No, ascoltami, il problema è che tanto ce l'ho lui davanti, le mie gomme non mi facevano passare. Le mie gomme erano così finite. Che come toccavo il freno, slittavo, giravo, gli prendevo lo sterzo, appena mi fermavo e ripartiva e rientravo in curva. Una cosa
Non mi dispiace per la gente che mi sta guardando, lo faccio io. Perché sta bevendo la GoPro? Sta bevendo la GoPro, tanta roba, olè. Come vedi, funziona tutto perfettamente. Integra. Amore mio, levati. Ma sei gay? Arriva la roba. Troppo facile, non si mangia. No, sei merda, sei la merda. T'ho visto dall'ombra e stai facendo queste stronzate, però. Rubano il telefono, mi fai fare. Awaiu! Orologio, anello e cellulare, signora! Ora ci salta sopra. mi piaceva succedere questa cosa. Mi sono calato addosso per questo. E ora tu lo sbelli dentro una del bar. Esci da solo uno. Vai, noi ci siamo. Grosso biliardaja. E poi si chiude. Sì. Yeah. Cioè, non si mangia male. Non si mangia male. Aspetta, di cosa stiamo parlando? Solo quando è morto. Tutto a posto, tu che è contosso. Voglio un Rolls Royce. Ok, arrivato a casina, nel chilling. Si torna, fine.